Il paniere è pieno e quindi giustamente va nascosto. Ciao a tutti e benvenuti o bentornati sul mio canale. Mi trovo in compagnia di Igor e Andrea, poiché oggi mi accompagneranno alla ricerca dei funghi. Questo infatti sarà il secondo video dedicato proprio ai funghi. Che dite, riusciremo a trovarli secondo voi? Sì, dai, io ci credo. Dai, speriamo di qualcosa di trovare. Dovrebbe iniziare a riuscire in questo periodo, perciò... Speriamo. Siamo infatti a inizio d'autunno, per quanto le foglie ancora non siano completamente ingiallite, quindi la stagione ideale per cercare i funghi. Vedremo se troveremo qualche porcino o chissà quante altre specie. Tra l'altro a breve ci raggiungerà anche il nonno, poiché qui abbiamo zio e nipote, ci sarà anche il nonno, quindi un'intera dinastia di fungaioli che ci accompagnerà durante questa escursione. Che dire, non vedo l'ora di iniziare, poiché dopo il video col micologo ci sarà il video con la famiglia di fungaioli. Quindi grazie di cuore ovviamente Igor e Andrea per essere qui con me e grazie a tutti voi che vedrete questa puntata. Grazie a tutti coloro che lasceranno un commento o che si iscriveranno cliccando sul pulsante di iscrizione. Ma ora non perdiamo altro tempo, andiamo. Vai, andiamo. Prendete il paniere e vi seguo. Ok, andiamo. Ah, bellissimo. Sentirà che profumo di menta. Buonissimo. Oggi senza il micologo sarà difficile identificare le varie specie di funghi. Mi limiterò a definire il genere della specie, se riuscirò ovviamente a comprenderlo. Ricordate che a volte per identificare le varie specie occorre addirittura scendere a dettagli quali il colore delle spore, quindi anche un micologo non può dire con certezza, senza alcune verifiche, se si tratti di una specie o meno. È un mondo veramente tanto affascinante quanto complesso. Wow, ma che fortuna! Subito un cerchio delle streghe, che spettacolo, li adoro. In questo caso formato da prataioli agaricus, ma che meraviglia! Mi era già capitato proprio con Gianluca Mambelli, il micologo con cui ho fatto l'altra puntata, di trovarne un altro più grande di questo, formato dalle gambe secche, e avevamo spiegato l'origine di questo nome così bizzarro, perché in antichità si pensava che questi cerchi di funghi si formassero dopo un sabba di streghe e stregoni, oppure dopo le danze di gnomi e folletti. Una credenza a dir poco folcloristica. Attenzione, sento una voce di giubilio dalla lontananza. Le trovati per primo? Sì, allora una è qui. Facci vedere. Oh, ma minuscolo! E un altro sotto, qua sotto. Wow! Due? Guarda. Due! La parte più bella questa. È a scoprire come sono puliti, bianchissimi. Vedi le nuove generazioni. Non ce ne sono più. No, ma è vero, eh. Voilà. Perfetti. Hanno un mimetismo perfetto. Iniziano adesso, amore. Iniziano adesso. Alle spalle competitor. Mi raccomando, la legge prima di tutto, mai partire di notte, anche perché è un grosso rischio, oltre che essere illegale, è un grosso rischio per voi stessi, perché non sono poche le persone che si fanno male a cercare i funghi nelle ore prima dell'alba. Cosa abbiamo trovato in questa scarpatella?
Ah, mi sa che sono delle giovani amanite panterine. In questo periodo nel bosco ce ne sono tantissime. Sono convinto che ne vedremo molte. Continuiamo a cercare funghi con il rumore dei campanacci delle vacche di sottofondo. Buoni. Oh no, guarda, c'è Madonna, un stivale qua. Oh! Ad ottobre! Guarda! Bello! Oh, qua ragazzo! Siamo 4-0 per ora! Ma c'è quasi che non trovi mica niente! No, no, lui c'è delle giornate che quando è in forma. Ha ragione. Sì. Sono delle volte che non vedo neanche un tratto nella neve. Guarda la bella mazza di tamburo. Ah, che bella, sì. Fra le mie preferite. Io queste qui le adoro. Fritte o anche nel sugo al pomodoro. Eccezionali. Eppure molti le snobbano, ma per me sono fra i funghi più buoni in assoluto. Pieno di amanite. Opterei di nuovo amanita panterina. Ecco, è dove meno te li aspetti, lungo strada. Sempre lui. Quanti ne hai trovati? Due attaccati insieme lì. Ah, oddio, spiaccicati questi qui praticamente, sono cresciuti. Che strani. Questi qui a un occhio di non esperto non sembrerebbero neanche porcini. Insomma, la giornata è già iniziata bene. Abbiamo già trovato diversi porcini, per quanto di piccole dimensioni. Vediamo quali altre specie di fungo riusciremo a trovare. Sempre loro. Ciclope. È vero. Lungo i sentieri dei caprioli e dei cinghiali è il momento di cambiare marcia. Mi sembra che il sole sia appena sorto, ma in realtà ci troviamo a più di 1000 metri, quindi è già da più di un'ora che vi è l'alba. Stupendo questo campo di felci che si stanno appassendo pian piano e diventa il classico color ruggine. Hai trovato? Oh, ma è un killer questo ragazzo. Cioè, tra l'altro sempre lungo strada. Un porcino? Ah, oh, per ora il più grosso di oggi, tra l'altro. Bello. C'hai un coltello?
Fallo fisso, ma guarda, io non l'ho mai trovato. Ah, ma allora, oddio. Sulla strada, ah, senza praticamente. Ma guarda, io avevo preso, guardavo quello lì mentre camminavo. La mazza di tamburo, ma oh, ma perché Bianca aveva distratto. E invece un altro porcino. Anche questo. È strappato lì dalle cose. Tutti su da frisbee. Quindi è da un po' di giorni, esatto, quindi che è nato lui. Quindi, sì. Solo che è talmente vicino alla strada che nessuno si è fermato a raccoglierlo. Incredibile. Andiamo sul campo adesso. Quindi adesso dove ci stiamo spostando? Lì è dove c'erano le fine di studio e la sala di salamandra. Il fritone. Sì. Ecco, qui in questa pozza a volte si trovano le larve di tritone. Poiché poco più avanti, adesso vi faremo vedere, vi è un abbeveratoio dove si trovano sempre i tritoni e evidentemente ogni tanto, siccome nell'abbeveratoio l'acqua è troppo fredda e corrente, qualche femmina è venuta a deporre le uova direttamente in queste pozze che si formano grazie all'acqua che fuoriesce dall'abbeveratoio. Ben tre, adesso ovviamente siamo fuori stagione perché le larve nascono in primavera dopo che vengono deposte le uova, però ecco, questo qui è l'abbeveratoio in questione sotto questo bellissimo faggio e spesso qui si trovano i tritoni. Adesso siamo fuori dal periodo, a meno che non ci sia qualche tritone alpestre che tipicamente può passare il periodo invernale sott'acqua. Ma secondo me sono usciti tutti. Eh sì, che chiara traccia del passaggio di cinghiali, una bella sgrufolata alla ricerca di tuberi, vermi. Hai trovato un porcino mangiato? Ah, ci hanno anticipato. Anche perché sono tante le specie che mangiano i funghi. Questo gambo completamente divorato. Sì, direi che non direi scoiattolo ghiro, qui mi sa che è stata proprio una capriolo forse. Una bella azzannata, per così dire. Ah no, era attaccato anche lui. No, un altro. Un altro mangiato? Sì. Un altro completamente mangiato. Altri due. Sì, guarda qui. Anche questo era grosso. Madonna mia. Vieni a vedere. Pazzesco. Freschissimi anche questi, eh. Guardali. Uno e due. Mangiati che è una bellezza. Ho visto il video di uno scoiattolo che se lo... No, questi qua... Che li mangiano? Sì, sì, ma li mangiano gli scoiattoli, li mangiano i ghiri. Trovato? Oh! Bello! Anche lui smangiucchiato. Esatto, che lui ha preso l'altro passato. Bello! Bello grandino. Mamma mia. Non vedi l'ora di coglierlo il tuo. Ma chiaro. Il mio bambino. Questo è il test per vedere quanto sono come, sodi. Guarda come è bianco sotto. Questo se venivi domani, no, che domani non si può. Venivi tra due giorni e non c'era più niente. Faceva la fine degli altri mangiati dagli scoiattoli. Bello. Guarda, oh. Io non l'ho mai trovato. Udo. Bello, lui è proprio perfetto. È perfetto. Quelli sono i... Io li chiamo i perfetti, il porcino. Vedete come cresce lontano dagli alberi, ma in realtà le radici di questo faggio ovviamente sono più estese della sua chioma e quindi la micorrizza arriva fin qua giù. Ah, è proprio perfetto. Questi sono quelli perfetti.
talmente bello da sembrare finto. Esatto. A vedere sotto com'è, giralo. Ah, questo qui è proprio... bianco come il latte. Sarà uscito questa notte. Ah sì, sicuro. Proprio non ha un difetto. È duro come il cemento. Bellissimo. Bellissimo. Un altro? Torno. Oh, hai visto? Però questi mi voglio assumere io il merito, sì, perché sì. Oh, tutto tuo. Avevo trovato questo e poi in realtà di fianco ce n'è un altro qui e un altro lì. Andrea, ci sono 4-5 qui. La strage. Altro Andrea, vieni che qua c'è da cercare. Così tanti qui non li avevo mai trovati. Benissimo. Vedi, perfetto. Era destino. Quanto ci parla di mimetismo. Sì, è pazzesco. Queste qui sembrano, guardiamo da sopra, è incredibile come c'è, queste foglie qui abbiano praticamente lo stesso colore. La stessa livrea. Della testa del porcino. Sì, anche la stessa lucidità. Adesso che c'è poi l'acqua mattutina è impressionante. Qui solo l'occhio del fungaiolo. Allora del naturalista, dai, o biologo. Diciamo che questa uscita autunnale di porcini sta non andando bene, di più. Allora, mentre io e Igor ci stavamo vantando di aver trovato 3-4 porcini nel punto di prima, Andrea da solo pare ne abbia trovati una decina poco più avanti. Adesso ci avviciniamo. In questa zona, a parte qualche amanita, ci sono praticamente solo porcini. Siamo sempre nella faggeta. Vediamo Andrea. Caspita, ma questo è talmente piccolino. L'altro lì che probabilmente è stato pensato a qualche animale o da qualche persona, perché vedi è mezzo... Ah sì, forse è smangiucchiato anche lui, esatto, dice proprio calpestato. Esatto, secondo me forse l'hanno calpestato. Due. Tre. Piccolino. Esatto. Poi il piano di sopra. Ti seguo, Io raccolgo. Mi sembra giusto. E di lui gode dei frutti del tuo lavoro. Questo è nonnismo. 4. 4. Anzi, è ziismo. Tremenda. 5. Come non lo vedi? 5. Poi c'è uno piccolino qui. Questo. Quando si dice le fungaie. Questo è molto piccolo. 6. Poi qua. Aspetta, forse ce n'è anche un altro, no. 4. Ma quelli così piccoli, come hai fatto a vederli? È impressionante, c'è proprio l'occhio del fungaiolo, un pochino, perché... Un pochino sulle foglie fanno un po' il... Sì, ma insomma... Hai visto qui tutto interrato? Completamente interrato. Ah. Eccolo qua. Vedi? Wow. E chissà quanti ce ne abbiamo intorno. Sì, quanti non ne vediamo. Impressionante, sì, quello infatti fa impressione, perché si raccolgono i panieri interi, ma chissà quanti ce ne sono nel bosco. Ma bene così, è bene che molti non vengano trovati. E invece in questo porcino, l'ennesimo, cos'è che c'è? Esatto, il lumacone attaccato. Ah, c'è l'Imax proprio, esatto, che se lo sta mangiando. E questa è la tua vita anche alla diceria che i funghi mangiati dalle lumache siano buoni sempre. In realtà non è così. Non tutti i funghi mangiati dalle lumache possono essere commestibili. Le tue fungaie, Cidri? Tre. Cioè, non si fa in tempo a mettere la videocamera che sento dire... Altri due, altri tre. Cioè, tutti qui, eh? Cioè, più si... Questa fila, spacca tutta la terra.
Ah, questi sono proprio freschissimi. Sottoterra anche guarda, loro. Guarda dove sono altri. Uno, guarda. Due, tre. Guarda, oh mamma mia. Ecco, questa quindi diciamo può essere nominata una vera e propria fungaia, perché sì, sì, ne abbiamo trovati una quindicina nel giro di veramente 30 metri, 40 metri quadrati. Guarda qua, guardate che belli. Piccolissimi, ma... Ecco, ricordatevi che praticamente questa è la loro dimensione definitiva. Non è vero che i funghi crescono di dimensione nei giorni successivi. Esplodono. Vediamo... Guardate già il paniere, è ormai già praticamente pieno. Quello di Igor è un paniere in realtà poi di piccole dimensioni, che dimostra il rispetto che ha per il bosco, perché vuol dire che lui, riempito quello, è sazio, non ha bisogno di quintali e quintali di porcini. Oddio, dimmi della famiglia di balute. Oh, finalmente abbiamo trovato uno dei miei funghi preferiti. Le balute, noi le chiamiamo le balute. Che Igor le frigge, sono buonissime, ma in italiano sono le russole, in questo caso quelle verdi. Guardate che belle. Uno dice, ah, funghi verdi, oddio. In realtà sono buone da mangiare. Anche se le mie preferite sono quelle viola. Sono belle. Verdissime. Dovrebbe essere russola Chanoxanta. E invece questo tutto screpolato... Una boletacea, forse Xerocomus. Allora, appena arrivata la chiamata da parte del fungaiolo più esperto della famiglia, il terzo, che adesso andremo a conoscere, per dirci che in un cerro in mezzo a una faggeta vi sono tanti porcini, quindi ci stiamo dirigendo verso di lui. La metà andata. Madonna, guarda che è il rosso. Bello! No, forse no. Forse non è Boletus Satanas, ma è Neoboletus Prestigiator, cioè il porcino dal piede rosso. Arrivo... Allora, oggi non si fa in tempo ad appoggiare il cavalletto, che vengo subito distratto. Ho sentito delle urla da parte di Igor... Che è successo? Che è successo? Oh, ma questi sono bellissimi! Ecco, questi sono stupendi. Uno, mamma mia! Mamma mia! Che soddisfazione in questo ceduo giovane, perché ha pochi anni. Quanto basta per dargli l'umidità giusta? Ma guarda che meraviglia! Guarda, bello qui. Ah, io mi posso cavare la stessa, posso cavare qui. Il sole ormai ha superato le montagne. Qui invece abbiamo, sembra inchiostro liquido. Loro dovrebbero essere del genere Coprinopsis. Ormai siamo arrivati dal nonno. È un po' vichingo, eh? Un po' vichingo, ma è il suo bello. Lui è vestito davvero fungaiolo. Ecco, qui c'è il cerro. Ah, ecco qui. Esatto. Il cerro in mezzo ai faggi.
e si riconosce perché la parte alta delle ghiande hanno appunto questa sorta di cappuccio tipico dei cerri russo. Che meraviglia qui. Allora, loro dovrebbero essere i poloma fasciculare, cioè i falsi chiodini che assomigliano ai funghi buoni da mangiare, ai chiodini, ma in realtà questi non lo sono. Ah, qui picchi a gogo. Caspita, in questo abete marcio, questi sono fuori di alimentazione per mangiare gli insetti xilofagi che dentro questo legno marcescente, insomma, se ne trovano sicuramente a migliaia. Ah, bellissimo. Comunque Igor, c'è da dire che oltre all'esperienza c'è una cosa che ti manca, il vestiario. Tuo babbo è vestito da degno fungaiolo, eh? No, scherzo, no. Però. È come te lo immagini, il fungaiolo che ti immagini, con la camicia a scacchi e il gilettino verde militare e il berretto. Cioè, non... Quello è il fungaiolo che mi aspetto di incontrare nei boschi. Altro che robe tecniche come noi. Nascono tutti a destra. Questo. Altri tre. Esatto. Allora, talmente tanti che si pestano camminando. Quindi un altro porcino calpestato dal nonno involontariamente. È veramente incredibile. Oggi ce ne sono a centinaia. Un altro? No, vabbè, ma che... Certo che hai un occhio, te che fai... È allucinante. Belli. Tutti medio-piccoli, però belli. Più che altro tanti. Freschi. Guarda un altro qui, un mimetismo. Ah, guarda. Incredibile. Tra l'altro, qui come fai a vederlo? Era ah, eppure lo vedete. No, no, per dire quelli che si lasciano indietro. Esatto. Impressionante la differenza di sottobosco, guardate. Qui faggio e notate la quantità di foglie che ci sono e ovviamente anche il rumore nel calpestarle. E poi subito di fianco invece il deserto sotto agli abeti. Questa addirittura è una douglasia. Queste qui sono piante nordamericane che furono importate per il loro legname, perché è molto apprezzato per i mobili. E oltre alle douglasie vi sono anche abeti rossi, che anche qui in realtà non dovrebbero esserci qui. Qui ci troviamo in una zona un pochino più impervia, ma non cambia il risultato. Chi l'ha trovato? Uno per uno? Ah. La perfezione questa. Anche questo bellissimo. Qui quelli estivi un anno c'era tutto crinale. Io e lui ci siamo quasi ammazzati andando a prendere. Ma infatti bisogna stare attenti perché insomma... Sono segnate tutte lui, giustamente, si trasmettono per dinastia. Quando scappano i funghi è una giornata di relax. Che scolleghi da tutti i problemi, da tutti i pensieri. Venire nel bosco è impagabile. Ah, d'altronde... Noi abbiamo una fortuna. Sono stato un mese in Australia, alla fine non vedevo l'ora di tornare a casa per... Per stare in mezzo ai boschi, ma scherzi.
sì, ma poi il relax mentale è proprio ragione, cioè quando sei nel bosco scolleghi completamente. Ecco, vedete la differenza fra il fungaiolo che spacca i funghi e quello che invece apprezza anche quelli che non si possono mangiare. Tra l'altro ricordiamo che spaccandoli non si fa altro che favorire la loro diffusione, quindi chi in maniera maleducata e poco civile rompe i funghi non fa altro che contribuire alla loro espansione. Cambia l'ambiente, non cambia il risultato. Dove sono? Uno lì. L'altro lì. Uno qua. Ah, bello, questo è bellissimo anche lui. Cambiatore dal faggio all'abete. Si sente proprio? Si sente proprio l'odore della terra diversa. Che belli. Più che altro mi sembrano oltre profumato, super sodo. Cioè... Sì, è come un sasso. Mamma mia, che meraviglia! Dovrebbe essere una manita falloide. Sta a vedere dov'è? Forse la più velenosa, credo, tra le amanite. Una sicuramente dei funghi più velenosi e mortali, più che altro, che ci siano. Cos'è che hai trovato? Questo qui, non ne ho proprio idea di come si chiama. Ah, che meraviglia! Mamma mia, fluo! Ah, questo che bel colore. L'ambiente conifere dovrebbe essere calocera viscosa. Arriviamo. No, che passiamo qua. Poi che passo la macchia fitta scappando la vetta. Cos'hai trovato? Un nido? Ma non so di quale. È difficile dirlo. Ci vorrebbe un ornitologo, più che altro è caduto poi da qualche mese, ovviamente. E sembra quasi una noce di cocco la parte sotto. Chissà. Sicuramente quindi un uccello che vive nel folto della foresta, visto che siamo nel bel mezzo di una faggeta. Non è di grandi dimensioni. No, esatto. Chissà, ci vorrebbe un ornitologo. Vediamo se nelle risposte qualcuno ci può aiutare. Cosa? Oh, finalmente! Oh, grazie. L'avevo chiesto, il mio obiettivo era trovare lei, la manita muscaria. Per quanto chiusa, è comunque bellissima. Oh, sono soddisfattissimo. Non dei 70-80 porcini, ma di questo. Oh, con i panieri praticamente pieni, adesso ci spostiamo in un'altra zona. E io sono soddisfattissimo perché al di là dei porcini ho trovato altri funghi che completano, diciamo, la giornata e la puntata. Sono le 8:30 di mattina e mentre molti ancora devono svegliarsi, essendo che è domenica, altri invece hanno già praticamente concluso la loro mattinata, ben felici di tornare a casa pieni di funghi, ma noi continueremo a girare un altro pochino. C'è? Ah, come c'è? Ah, davvero? Vedi, io avevo appena iniziato a filmare questi funghi giganteschi. E come al solito nello stradello dov'è che è? Ah, pazzesco. E poi c'è anche più avanti, eccolo qui, ma è incredibile veramente. Yeah.
sono due solo. Tre. Quattro. Quattro? Ma cosa dici? Ma sono dietro, sono. No, senti. Ma senti che terra dura. Cioè, e nonostante tutto sono riuscito. Uno, due, tre. Eh no? Non riesco mica a cavarle. Tra l'altro qui tutte le foglie di questo rovo sono sporche del fungo. Incredibile. È praticamente un pigmento. Pazzesco. Un altro. Ma guarda te, che bello anche lui. Guarda, perfetto. Questo è bellissimo. Altri fungaioli, è il momento di fuggire, è il momento di fuggire. Oh, e cos'è che abbiamo trovato qui invece? Le feci di un lupo. Esatto. Vediamo un po' se riusciamo a capire anche cosa si è mangiato. Insomma, così chiaro. Di certo no cinghiale, perché è troppo chiaro. Potrebbe essere un capriolino, a giudicare dal colore. Qui ci sono anche i resti delle ossa sminuzzate. Al confine fra il sentierino e la strada. Come usuale, laggiù c'è un'altra strada che si infila nel fondo della foresta, quindi... classico incrocio dove marcare. Oh, finalmente aperta, eccola qua, che bellezza. Arancione questa, non è rossa, ma è bellissima. Tra l'altro di un arancione fluo. Mamma mia che meraviglia. Quanto amo questi funghi. Puliamo un po' per far vedere. Eccola qua. Allè, siamo usciti dal bosco e adesso ci godiamo un po' di pratoni di alta quota. Qui in primavera è bellissimo perché è tutto un fiore. Ecco il rumore dei campanacci che ci ha accompagnato per diverso tempo. Scusi, lei sa per caso dove sono le fungaie? Non c'è bisogno di scappare, poteva dire di no e basta. Oh, neanche il tempo di accendere, che nuovamente Andrea ne ha trovati altri due. Bello questo, come scuro, sembrerebbe quasi un Aeros da lontano se... Wow! E poi quell'altro lì in mezzo a... Ah, sembra quasi... Oddio! Sembra quasi uno scarto questo. Siamo alle battute finali di questa mattinata, anche perché i panieri sono ormai stracolmi, ma lo sfizio di cercare nell'ultima fungaia ha già portato dei risultati. Qui, come vedete, siamo non più nella faggeta, ma siamo nei cerri, cioè una
specie di querce per chi insomma non conosce. Ed è proprio nel cerro che feci il video con il micologo Gianluca Mambelli, vi lascio il link qui sopra se volete vederlo, poiché anche quel giorno fummo davvero fortunati, trovammo una quantità mostruosa di Boletus estivalis, tantissimi giganteschi. Igor, cosa ne hai trovato un altro? Oddio, ma è bianco. Questo è proprio di slavato, oserei dire. Bianchissimo, però con un gambo enorme rispetto alla parte sopra. In confronto con gli altri che ha trovato adesso, guarda come era nero. Sì, eppure tutti sempre sotto alla cerreta. Nello stesso posto. Incredibile. E concludiamo il video, direi, prima dei saluti, con una bella vescia. Cresciuta nel mezzo del campo, come tipico di queste specie. Infatti, io Mimi come nasce? Il paniere è pieno e quindi giustamente va nascosto. Ah sì. Abbiamo concluso la giornata, anzi la mattinata direi più che proficuamente. Io non so come ringraziare tutta la famiglia al completo, nonno, nipote e zio in questo caso. Grazie di cuore veramente per questa mattinata, è stato incredibile, perché un conto è andare da soli, un conto è andare con dei fungaioli che anche il più giovane ha degli occhi incredibili, vedevano funghi ovunque, ma quindi grazie di cuore. Oh, grazie a te. Grazie a te. È stata una bella giornata. Alla prossima. Sì, alla prossima, e come al solito grazie di cuore a tutti voi, a tutti gli iscritti, a coloro che si iscriveranno cliccando sul pulsante di iscrizione. Ci vediamo alla prossima, non mancate. Ciao. Ciao. Ciao.